era anche però questa specie di provincia impossibile dal quale abbiamo continuamente cercato di scappare. Tant'è vero che c'è questa storia che si racconta del sindaco di Rimini che cerca disperatamente di chiamare Fellini, dice: ma cosa ti dobbiamo fare per venire, per farti venire? Ti dobbiamo portare al Grand Hotel, dove ti dobbiamo far dormire? Alla fine lui non sa più che cosa inventare, dice: ma io vorrei arrivare dal mare con una grande barca a vela. E insomma, cioè, comincia a inventare delle storie che sono palesemente, e alla fine dice: vabbè, abbiamo capito, no? E quindi finisce lì. Il Amarcord, che in questo caso la sceneggiatura non è più di Flaiano ma è di Tonino Guerra, la stessa resa nella la doppiatura dei personaggi è in vernacolo romagnolo, per cui si sente chiaramente l'inflessione romagnola, cosa che invece negli altri film di Fellini non c'era. Non dobbiamo mai dimenticare che la filmografia felliniana è tanti anni, che raccontava dal Nevone del 29 fino al Rex che vinceva il Nastro Azzurro, e quindi sostanzialmente tutti gli anni 30, questo era tutti gli anni 30 condensati, vissuti in un anno. E poi soprattutto non ci dovevano essere assolutamente riferimenti, anche nella testa di Tonino Guerra, non ci dovevano essere riferimenti espliciti, perché questo Fellini non lo voleva, proprio al territorio. Addirittura in una delle scene iniziali, quando c'è l'avvocato che viene spernacchiato da un ignoto, diciamo signore che si nasconde e racconta la storia della città, e si capisce bene che è Rimini, nel testo, se voi andate a prendere la sceneggiatura che fu pubblicata a suo tempo da Rizzoli e che era veramente bellissima anche solo leggere la sceneggiatura di Amarcord, l'identificazione dei personaggi, qui sentirete parlare della questa terra dal divino Pascoli al grande D'Annunzio è stata cantata, nella sceneggiatura originaria c'erano dei nomi assolutamente assurdi, c'era dal grande Ortegas ai conti di Cacarobos, c'erano dei nomi di fantasia che dovevano essere lasciati proprio per evitare questo processo di identificazione. Un'altra cosa, perché Amarcord è importantissimo per la Romagna? Perché sostituisce di fatto una memoria negativa. La memoria della Romagna era una memoria compromessa e adulterata e inservibile dopo il 1946, perché era stata talmente pompata dal regime come la terra che nella sua quintessenza aveva dato origine al luogo nuovo, che poi era Benito Mussolini, e questa aveva talmente inquinato le falde, le sorgenti della romanità, che è una terra veramente imbarazzante dopo il 1946, tant'è vero che Borgese, in questo famoso libro che si intitola Golia, le origini del fascismo, che fu tradotto edito in America, perché lui era immigrato là, e fu tradotto nel 45-46, subito dopo la guerra, dice: non c'è una terra più infame, più isolata della Romagna, questo posto, c'è proprio la damnatio, no? È un'isola, più isola della Sardegna, dove le persone là dentro sono delle specie di barbari. Insomma, era tornato il mito negativo della Romagna, che era stato un mito persistente dell'Ottocento, al tempo della monarchia, era stato ripristinato dopo la guerra, perché era una terra che sembrava inservibile ormai come modello. Bisogna dire che Fellini salva la Romagna da questo destino. Perché? Perché restituisce alla Romagna, in un certo senso, la sua vocazione, che è quella di essere un regionalismo, una regione estroversa, quindi non una regione chiusa, ma una regione estroversa significa una regione nella quale che riflette bene il resto delle persone che vengono a trovarla, cioè quindi dove questo elemento anche della contaminazione fa parte della stessa identità della popolazione. Così in un certo senso era stato anche al tempo del fascismo, Mussolini aveva cercato di rendere la Romagna la meno romagnola possibile, perché doveva essere una sorta di specchio dell'Italia, di storia d'Italia, no? La gente entrava dalla porta dell'Arco di Augusto ed era come una specie di Stargate, passava lì dentro e incominciava la storia d'Italia, per cui andava prima
alla tomba di Dante e poi dirà della storia d'Italia in pochi decimi di chilometri. Ecco, in questo caso, la spremuta della provincia italiana, la provincia più provincia che c'è. Ecco perché questo restituisce alla Romagna una centralità che è funzionalissima anche al turismo, intendiamoci, perché questo dà poi la stura a tutta una serie di, diciamo, di copie, di calchi minori che provengono da Marcord, dai bagni alle locande Gradisca, c'è tutta una sorta di gadget, di citazioni che fungono benissimo da veicolo di comunicazione di massa di questo tipo di messaggio, anche se il messaggio di Fellini è ovviamente molto più sofisticato e rimane su delle trame e su dei registri che sono apparentemente bassi, ma che sono in realtà culturalmente molto alti. Questo è poi il segreto del successo di Amarcord, che ci sono certi film di Fellini che sono assolutamente inabordabili per un pubblico medio. Amarcord invece rimane uno dei pochi film di Fellini della seconda parte della vita di Fellini che sia in qualche modo godibile da tutti, anche da persone che lo possono fruire sul registro, diciamo così, di Alvaro Vitali, perché c'è anche Alvaro Vitali, cioè non dobbiamo dimenticare che c'è anche la consacrazione di Alvaro Vitali a grande attore comico, no? Prototipo di una comicità di serie B, C e Z che da quel momento in poi continua. Quindi diciamo che Amarcord è un grande incubatore che funziona sia per la Romagna, non capisce mai niente, lo fa apposta per depistare, fa finta di commuoversi, in realtà ride, è un soggetto assolutamente impossibile, non si stringe mai, e non si stringe perché poi in realtà quest'uomo è una specie di grande spugna di carta assorbente che registra questa straordinaria ricchezza di ambiente con cui lui viene a contatto, che è in parte il mondo romagnolo, in parte il mondo romano, e questa contaminazione poi costruisce questi straordinari quadri d'insieme che sono delle cose che rimangono nella storia del cinema e direi anche della nostra identità. Io devo dire che purtroppo molti giovani non hanno mai visto Marcord, mentre per la mia generazione è imprescindibile averlo, è un film di quelli che non si può non aver visto. A me è toccato farlo vedere ai ragazzi a volte per la prima volta, per poi commentarlo naturalmente, perché non è un film che, nonostante passi in televisione, però non è un film che rientra fra quelli da vedere assolutamente per le nuove generazioni, ed è un peccato. Poi quando lo vedono si divertono, perché è un film irresistibilmente divertente, bisogna dire, dall'inizio alla fine, e rende benissimo questo mondo che è un mondo finito, concluso, ma che è un po' la base di questa cultura romagnola, diciamo non in senso tradizionale ma in senso moderno. A me è sempre piaciuto molto come testo, perché in qualche modo rappresenta da un lato l'interpretazione migliore di cosa vuol dire essere romagnoli, dall'altra parte la demolizione di un mito, quello romagnolo del periodo fascista, che era stato persistente, contro il quale e contro la cui claustrofobia poi Fellini si scaglia, reagisce e alla fine, fortunatamente per noi, vince pure. Bene, grazie.